Buongiorno. Conferenza stampa che sarà breve perché stamattina abbiamo, subito dopo il Consiglio dei Ministri, però ho voluto interrompere per fare la conferenza stampa, abbiamo la prima riunione del comitato cosiddetto Terra dei Fuochi, che vado subito a presiedere in attuazione della legge, per l'appunto che ieri è stata decreto legge, che ieri è stato convertito in legge, quindi subito vogliamo essere operativi su questo punto. Ritengo la partita dell'attuare il decreto legge sulla Terra dei Fuochi una delle grandi priorità che abbiamo davanti, bisogna dare un messaggio molto forte, quindi subito dopo la conferenza stampa insediamo il comitato e iniziamo a lavorare. Sono due i provvedimenti sui quali vorrei centrare la vostra attenzione, ripeto, sarò rapido, però sono messaggi abbastanza importanti ai quali teniamo molto. Il primo messaggio riguarda un decreto che abbiamo oggi approvato, che supera una pesante sanzione e infrazione comunitaria che l'Italia aveva da un po' di tempo, che riguarda la questione dei diritti dei consumatori per le vendite fuori dalle attività commerciali, quindi tutto ciò che è vendite a distanza. Il decreto dà dei forti diritti in più ai consumatori, credo che sia molto importante, perché questi diritti in più hanno a che fare con questioni sulle quali ognuno di noi in quanto consumatore si trova molto spesso a dover a che fare. La prima, dà più forza al consumatore sul diritto di recesso, è una forza maggiore che riguarda i tempi, si allunga cioè il tempo che il consumatore ha a disposizione per appunto esercitare il diritto di recesso, il cosiddetto diritto di ripensamento. La questione riguarda anche la modalità con la quale restituire il bene, sul tema della cosiddetta diminuzione del valore del bene custodito. E il secondo tema, la seconda questione, a mio avviso molto importante in termini di messaggio al Paese, al mondo del commercio e ai diritti dei consumatori, viene sancita l'esclusione della possibilità di avere tariffe superiori se il consumatore paga con carta di credito, bancomat o altro, piuttosto che in contanti. Ritengo questo messaggio un messaggio molto importante, lo voglio qui sottolineare, perché il nostro Paese purtroppo è un Paese nel quale il consumatore che paga in contanti è sempre avvantaggiato e viene penalizzato il consumatore che si trova a pagare con strumenti di pagamento elettronico. Siccome noi invece vogliamo assolutamente estendere gli strumenti di pagamento elettronico, questo passaggio è un primo passaggio molto importante. Ripeto, l'esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori, quindi discriminatorie. Un messaggio utile, importante, un modo anche per, ripeto, superare una infrazione comunitaria pesante che avevamo. Questo è il primo intervento che oggi abbiamo deciso, deliberato, poi ovviamente nel comunicato stampa troverete tutti i particolari che riguardano tutti gli altri elementi di questo decreto sui diritti dei consumatori aumentati per quello che riguarda le vendite per l'appunto a distanza, è un provvedimento molto ampio. Il secondo intervento che abbiamo deciso oggi è invece un intervento più complesso. Abbiamo deciso oggi un piano per l'anno 2014, ricerca e innovazione nell'impresa. È un piano finanziato sia da fondi comunitari sia da fondi nazionali, con il quale vogliamo dare un input molto forte, una spinta molto forte a tutto ciò che porta più ricerca nell'attività di impresa, più innovazione nell'attività di impresa. È un piano che incentiva l'assunzione di laureati, che incentiva l'utilizzo di dottori di ricerca, è un piano che dà
a chi fa attività di impresa voucher per inserire attività di innovazione e di ricerca nella propria attività di impresa. Si muovono complessivamente per l'anno 2014 250 milioni di euro a favore appunto di tutto ciò che porta e inserisce ricercatori, laureati, che carica di più in termini di ricerca e di innovazione l'attività dell'impresa. Teniamo molto a questo intervento che è stato deciso insieme e al quale hanno lavorato insieme innanzitutto il Ministro che coordina l'attività dei fondi strutturali europei, quindi il Ministro Trigilia, il Ministro Carrozza e il Ministro Zanonato, perché riteniamo che il nostro sistema imprenditoriale, la nostra competitività passi molto attraverso tutto ciò che è appunto alzare il livello di innovazione, il livello di ricerca che nelle attività di impresa si possono mettere. Si tratta di diverse misure, darò la parola rapidamente poi ai ministri per dire la loro, sono diverse misure, una misura che incentiva per le imprese l'impiego di ricercatori con profili tecnico-scientifici, una misura che incentiva 1000 dottorati innovativi, una misura che incentiva le reti per l'innovazione e ha varie altre misure, tra cui quella che abbiamo voluto chiamare un laureato in ogni impresa, che è una spinta per ogni piccola impresa, in particolare ad assumere laureati per alzare per l'appunto il livello di conoscenze e di ricerca nella loro attività. Più i voucher che citavo prima, voucher per l'innovazione per le piccole e medie imprese e voucher per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sostegni importanti per aiutare il nostro sistema imprenditoriale, in particolare il sistema delle piccole e medie imprese, a essere più competitivo. Tutti questi, con la decisione che assumiamo oggi, sono atti e decisioni, sono misure che partono in questo momento, nel senso che i ministeri competenti, e in questo caso parliamo appunto del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dello Sviluppo Economico, faranno partire i bandi, la tempistica è indicata poi nelle slides che vi faremo girare, e l'assegnazione dei fondi appunto arriva in questi giorni attraverso la decisione che abbiamo assunto oggi, i bandi, e quindi questi 250 milioni di euro complessivi potranno essere utilizzati e utilizzati quindi direttamente con l'assunzione dei ricercatori, dei laureati e con l'utilizzazione dei voucher per l'internazionalizzazione e per l'innovazione entro quest'anno 2014. Tutto questo siamo sicuri che funzionerà, se funzionerà siamo in condizione di replicare moltiplicandola questa iniziativa complessiva, questo piano complessivo per i prossimi 6 anni della programmazione dei fondi comunitari da qui al 2020. Ovviamente per noi è molto importante questo primo anno, la riuscita di questo primo anno, siamo convinti, farà da moltiplicatore poi per gli interventi successivi. Mi fermo qui, Ministro Trigilia. Grazie. Il Presidente ha già illustrato i termini generali e anche nel dettaglio di questo provvedimento, che riteniamo sia un provvedimento importante in questo momento per dare una spinta alla ripresa che comincia ad emergere nel nostro Paese e soprattutto per dare una spinta qualificata, perché quello che noi cerchiamo di fare con questo pacchetto di misure è appunto di stimolare l'innovazione e la ricerca nelle imprese. Quindi è un intervento molto mirato ma molto importante per la struttura produttiva del nostro Paese, che ha bisogno, come sappiamo, di spostarsi verso una competizione sempre più basata sulla qualità delle produzioni. E questi interventi mirano, attraverso il sostegno all'occupazione qualificata nelle imprese o anche all'acquisto di servizi specializzati da parte delle imprese per l'internazionalizzazione o per l'innovazione, proprio a promuovere il processo di innovazione nelle imprese, soprattutto nelle imprese piccole e medie, e nel nostro Mezzogiorno, dove naturalmente la situazione in questo momento è particolarmente critica. Come nasce? Nasce anzitutto, lo ricordava il Presidente, dall'idea di non tenere in frigorifero
i nostri fondi europei per il 2014-20, perché questi fondi possono essere utilizzati in linea di principio secondo le regole comunitarie dal 1 gennaio, ma la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato, che come sapete è il documento che dà l'avvio attraverso l'approvazione della Commissione al programma dei nuovi fondi, l'approvazione di questo documento richiede sempre diversi mesi e quindi si sarebbe arrivati praticamente a giugno prima di rendere operative le misure. Abbiamo allora pensato di anticipare alcune misure dal programma operativo nazionale che è già predisposto su imprese e competitività, che ha come capofila il Ministro e il Ministero per lo Sviluppo, e il programma operativo nazionale in ricerca e innovazione, che ha come capofila il MIUR, e quindi qui avete la Ministra Carrozza. Abbiamo anticipato alcune di queste misure che sono inserite in questi programmi operativi in modo da renderle immediatamente attuabili. Possiamo partire nei prossimi giorni, nel giro di 2 o 3 mesi avremo i bandi e quindi risparmieremo diversi mesi rispetto alla tempistica tradizionale prevista per l'impiego dei fondi. Si tratta di risorse che, come capirete, essendo legate ai fondi europei, sono prevalentemente, ma non esclusivamente, legate alle regioni dell'intero Mezzogiorno. Naturalmente la maggior parte delle risorse, per la natura stessa dei fondi, è finalizzata al Mezzogiorno, ma siamo riusciti a trovare dei meccanismi di finanziamento con l'impegno sia del MIUR che del Ministero per lo Sviluppo, che permettono con fondi nazionali di coprire alcune di queste misure che riguardano in particolare l'impiego dei ricercatori nelle imprese o i dottorati di ricerca, anche con fondi nazionali che coprono le regioni del centro-nord. Qualche cosa ancora sulle caratteristiche di queste misure. Diciamo c'è un pacchetto che è stato già ricordato dal Presidente, che riguarda la possibilità per le imprese di assumere occupati con elevata qualificazione, quindi lavoratori, laureati con lauree specialistiche o anche dottori di ricerca. Sono previsti particolari incentivi per le imprese che li assumono e abbiamo previsto anche che inizialmente queste imprese si possano valere di stage. Perché è importante questo? Perché le imprese per assumere hanno bisogno sempre più di avere un rapporto, come dire, di conoscenza preliminare con i propri collaboratori. Quindi attraverso l'accoppiata tra stage e successivo promozione del trasferimento della trasformazione dello stage in rapporto a tempo indeterminato, pensiamo che questa misura possa funzionare. Ce ne sono poi delle altre che promuovono invece un'esigenza molto importante oggi per l'innovazione, quella di fare rete tra le imprese, le università, i centri di ricerca. Molti problemi di innovazione si possono risolvere non più esclusivamente a livello aziendale, come era storicamente, ma attraverso la cooperazione tra più soggetti. Quindi è una misura anche molto moderna, molto attuale, sulla quale ricopriamo molte speranze. Come diceva il Presidente, questo è l'avvio del nuovo ciclo dei programmi 14-20, non esaurisce tutte le misure naturalmente, ma costituisce un pacchetto omogeneo che speriamo possa dare immediatamente delle risposte al tema dell'innovazione, che è cruciale per il nostro sviluppo e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Grazie. Sì, grazie. Io aggiungerei a quanto detto già dal Presidente e dal Ministro Trigilia solo 2 parole. La prima riguarda i dottori di ricerca e quindi l'idea di aumentare il potenziale di innovazione delle imprese assumendo e favorendo l'immissione nelle imprese di dottori di ricerca. Il dottore di ricerca è il profilo importante e non sufficientemente valorizzato fino adesso nel nostro Paese, quindi questo è un modo, diciamo, come governo anche di presentare alcune misure per favorire l'innovazione, che si favorisce attraverso il trasferimento di capitale umano, di persone qualificate dal mondo della ricerca al mondo dell'impresa. Quindi l'assunzione di dottori di ricerca con profili tecnico-scientifici riteniamo sia un elemento essenziale come promozione dell'innovazione. La seconda sono dottorati, dottorandi, quindi ricerche, dottorandi industriali. Il dottorato industriale sta nascendo nel nostro Paese, rappresenta il livello
di ricerca con 3 anni di sviluppo proprio di profili personali ma anche di ricerca in collaborazione. Quindi noi pensiamo a 1800 dottorati di ricerca industriali, il dottorato di ricerca industriale quindi viene incentivato grazie a questa anticipazione del PON. La terza, che è una cosa che mi sta molto a cuore, e riguarda le reti in preparazione proprio dei bandi europei, e quindi un'incentivazione a quella formazione di reti fra imprese e piccole e medie, soprattutto che non hanno le risorse per generare tutta questa competenza internamente, e le università e gli enti di ricerca per competere meglio sul programma Horizon 2020 che sta partendo in questo momento. Non abbiamo avuto ottime prestazioni nel programma precedente, questo tipo di iniziativa serve a migliorare la nostra capacità anche di competere a livello europeo per reperire finanziamenti per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese o medie nel settore farmaceutico, automobilistico, tutta quella che è la nostra potenzialità di paese manifatturiero. Un ultimo aspetto riguarderà la semplificazione dei bandi. Io prendo l'impegno personale, avendo per tanti anni visto il mondo dall'altra parte, per rendere questi bandi realmente fruibili dalle piccole e medie imprese e dalle imprese, perché questa è una delle cose che loro spesso dicono, è una semplificazione. Quindi noi presteremo particolare cura in questo momento, mentre aspettiamo l'autorizzazione alla spesa, per preparare veramente dei bandi accessibili e semplici. Normalmente quando parliamo di competitività delle nostre imprese, soprattutto della piccola e media impresa, ci riferiamo a costo del lavoro, a costo dell'energia, a burocrazia, a difficoltà di accesso al credito. Sono tutti temi sui quali ci sono stati precisi provvedimenti e su cui si continuerà. Qui si affrontano questioni che consentono di aumentare la competitività della piccola e media impresa operando invece su fattori positivi. Quali sono? Internazionalizzazione, che è una leva fondamentale per far crescere le nostre attività, informatizzazione, ricerca e sviluppo, qualità della forza lavoro. Credo che questo complesso di misure, bisogna ringraziare molto l'operazione che ha consentito, grazie a Trigilia, di recuperare immediatamente delle risorse, perché è la somma di due cose questa operazione, del finanziamento ottenuto attraverso questa anticipazione, grazie a un'operazione che ha promosso il ministro Trigilia in collaborazione con noi, e dell'individuazione molto precisa di alcuni settori su cui possiamo aumentare di parecchio la nostra competitività. Una delle questioni sulle quali ci applicheremo nel corso delle prossime settimane, oltre ad emettere i decreti, abbiamo anche una tempistica molto rigorosa, i decreti ministeriali, sarà anche quello di coinvolgere le regioni che non sono regioni convergenza, quindi dove i contributi devono essere calcolati in modo diverso da come si calcolano nelle regioni convergenza, in modo tale che al PON, ai piani operativi nazionali, si aggiungano anche i piani operativi regionali, la sigla è PON, insomma, in modo tale da avere un pieno coinvolgimento anche delle regioni. Bene, ci sono domande? Buongiorno Presidente, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Volevo chiederle, nella maggioranza c'è chi chiede il rimpasto di governo? No, se ci sono domande su questi temi, volentieri, su altri temi, ovviamente parlo del Consiglio dei Ministri di oggi. Non si possono rivolgere? No, può fare la domanda, io rispondo sul Consiglio dei Ministri di oggi. Va bene, Presidente. Grazie. Prego. Sì, sono Nicola Filippone del Sole 24 Ore Radio Core. Volevo chiederle se nel Consiglio dei Ministri di oggi si è parlato di due questioni che sono abbastanza attese. Una, la nomina del commissario Consob mancante, e l'altra la nomina del commissario o del nuovo presidente dell'INPS, visto che sono due questioni diciamo caldo. No, se ne è parlato, però le posso anche dire che non sono temi del Consiglio dei Ministri, cioè sono nomine che fa il Ministro e il Presidente del Consiglio, non sono nomine che fa il Consiglio dei Ministri, quindi diciamo non era all'oggetto del Consiglio dei Ministri di oggi. Quindi non mi vuol dire a che punto è l'iter per entrambe le cose. No, grazie. Buongiorno.